che vorremmo cercare di fare oggi è descrivervi le principali porzioni di questa tipologia di ristorazione. Partiamo con questo. Questo è un kabayaki roll, ovvero una anguilla avvolta in foglie di avocado. Anche in questo caso è consigliabile farla degustare con della salsa di soia. Passiamo ad una dragon roll, che è una tempura di gamberi avvolti con del salmone fresco. Ma il piatto più conosciuto è sicuramente il nigiri, questo riso con avvolto da pesce fresco, che può essere tonno, orata, branzino. Hosomaki, futamaki, kuramaki. Il cuore dell'osomaki può essere il surimi, come in questo caso, oppure il cetriolo e il tonno. Il tutto avvolto dal riso e racchiuso da un'alga. Nel futamaki invece troviamo come ingrediente il salmone, l'avocado, ed è sempre nella versione un po' più grande rispetto all'osomaki. Infine troviamo la versione cotta del salmone all'interno dell'uramaki, che anche qui vediamo come ingrediente principale il riso. Abbiamo questa alga che avvolge il salmone appunto cotto. Questo invece è un simpatico tramezzino di sushi, dove, come potete vedere, al posto del pane vi è il riso. Ma sapete qual è la vera differenza tra sushi e sashimi? Beh, sta proprio nel riso. Infatti il sushi utilizza il riso assieme a pesce e verdure varie, mentre il sashimi è puramente pesce crudo, come in questo caso salmone. Un cornetto originale, sfizioso, che ci riporta alla tradizione giapponese, il temaki. Una sorta di gelato, o meglio, lo ricorda nella forma, a base di riso, di semi di sesamo, avocado e salmone crudo. Il tutto accompagnato con questa salsa di wasabi. I fritti sono un aspetto importante della cultura e della cucina giapponese. Qui abbiamo i shake fry, che sono dei sushi fritti con dei semi di sesamo. Belli da vedere, ma sicuramente anche buoni da gustare, ed è la versione dolce del sushi, questo cuore di fragola oppure un cuore di cioccolato. Concludiamo il nostro viaggio nei sapori del sollevante con questi sfiziosi bocconcini, in cui il cetriolo racchiude un cuore di riso aromatizzato con succhi di fragola, in questo caso con dei pezzi di fragola intera e della panna montata.